È stato presentato questa mattina in una conferenza stampa tenutasi all'interno della chiesa del monastero San Basilio, il più antico della città, il ricco e variegato programma degli eventi della 18ª edizione di Cordata per l'Africa, le capitali celestiniane della pace verso il Giubileo 2025, con ampia partecipazione di tutte le componenti coinvolte nell'iniziativa. 18 anni per un evento di solidarietà che riscuote nuovi entusiasmi e concrete partecipazioni, segno evidente dell'affetto che ruota attorno alle monache benedettine celestine, alle loro missioni umanitarie. È stato deciso di dedicare la 18ª edizione alla compianta Suor Germana, simbolo del monastero, che è salita alla casa del padre il 19 marzo scorso all'età di 93 anni, così come detto da Angelo De Nicola degli Amici di San Basilio. I rappresentanti delle varie associazioni coinvolte hanno raccontato le singole iniziative che riempiranno le dense giornate, tavole rotonde, mostre, tour esperienziali, temi sociali importanti come l'autismo e l'inclusione, l'intelligenza artificiale, la comunicazione, la fotografia e tanta musica grazie alla presenza di musicisti e corali molto importanti. Dal 22 agosto al 29 agosto la maggior parte degli eventi si svolgeranno nel monastero San Basilio, ad eccezione del secondo summit organizzato dalla One Group Edizioni, che si svolgerà nell'attiguo centro congressi San Basilio dell'Università dell'Aquila, Aula Luigi Zordan. Il perdono nutre il mondo, l'intelligenza della pace nell'era dell'intelligenza artificiale. Michelangelo Tagliaferri, Leonardo De Amicis e la senatrice Maria Stella Gelmini sono solo alcuni nomi che prenderanno parte al summit. Tutti gli eventi in programma si svolgeranno in concomitanza all'edizione 730 della Perdonanza Celestiniana.